Dai cyber maiali di Elon Musk al cyber pangolino? Non vi preoccupate, nessuno ha cercato di trasformare questo simpatico animale in un cyborg, ma scienziati e designer si sono ispirati alle sue scaglie per realizzare un vestito che vi legge nel pensiero e che potrebbe aiutare in futuro le persone affette da paralisi. Il vestito di cui stiamo parlando si chiama Pangolin Scale Dress ed è un progetto artistico che è stato presentato all'Ars Electronica Festival in Austria l'11 settembre. Si tratta di un vestito che è in grado di cambiare la propria configurazione leggendo i pensieri della persona che sta indossando questo dispositivo. Questo vestito è infatti dotato di una serie di servomotori e di lucine che si riconfigurano, si muovono, si accendono e cambiano colore a seconda appunto di che cosa viene rilevato dal cervello. La natura modulare di questo vestito consente allora di visualizzare in una maniera fisica, diciamo, l'attività del pensiero, ispirandosi alla natura appunto delle scaglie del pangolino, di questo animale. Il principio su cui si basa è quello del EEG, EEG, cioè elettroencefalogramma, la lettura dell'attività del cervello con una tecnica non invasiva. Stiamo parlando quindi di un'interfaccia neurale che viene utilizzata per questo progetto artistico e che è diversa rispetto all'interfaccia neurale che abbiamo per esempio visto con Neuralink, con il chip che viene impiantato invece nel cervello. Sulla testa della persona vengono infatti installati 1024 elettrodi, 1024 organizzati in 64 gruppi da 16, di questi chip che consentono appunto di rilevare l'attività del cervello e di inviare i segnali all'esterno. In particolare viene rilevata l'attività della corteccia motoria con una risoluzione tale da consentire di rilevare anche il semplice pensiero di spostare un singolo dito, grazie appunto a 1024 canali che consentono di accumulare un certo quantitativo di dati necessario ad avere una granularità sufficiente a poter leggere fino a questo livello il pensiero. I dati raccolti vengono allora convertiti in movimenti dei servomotori di questo vestito e in colori delle varie lucine che costituiscono questo vestito. Il vestito stesso ha infatti a disposizione 32 servomotori e 32 luci per esprimere i diversi stati, magari anche emotivi della persona o diversi pensieri che la persona sta pensando in quel momento. Questo sistema è calibrato su un singolo individuo, visto che il cervello di ogni persona è leggermente diverso. Pertanto sono utilizzati degli algoritmi di machine learning per imparare quali sono i pattern del cervello e poterli quindi rilevare dall'applicazione. Ma l'aspetto più importante di questo vestito, al di là del lato, diciamo, artistico, è quello del chip che viene utilizzato. Il chip, infatti, che viene utilizzato è un chip molto piccolo, è stato realizzato da un'azienda biomedica ed è solo 1,6 mm di lato e consuma ben 5 microwatt, dove microwatt è un milionesimo di watt. L'aspetto importante del basso consumo di questo chip è che può essere utilizzato anche senza batteria. La tecnologia infatti si ispira ai cosiddetti chip RFID, che sta per Radio Frequency Identification, che sono dei chip che si trovano su carte, per esempio le carte di credito o carte di altro tipo, che consentono quindi di trarre energia dall'interazione con radiofrequenze esterne, senza bisogno di una batteria interna. E questo è molto importante, e lo vedremo fra poco, perché consente appunto di fare a meno di una batteria e fare a meno quindi di un dispositivo che potrebbe appesantire tutto quanto il sistema. La trasmissione dei dati inoltre per questo sistema è wireless, anche se nel video in cui stiamo vedendo è wired, nel senso che sono utilizzati dei cavi collegati ai chip per raccogliere i dati, ma in realtà lo sviluppo futuro è quello di renderlo wireless, quindi senza bisogno di cavi, semplicemente trasmettendoli tramite radiofrequenza. Ora, perché è importante questo vestito? Al di là dell'aspetto artistico in sé, che può piacere o meno, ma la cosa importante da ricavare è appunto il chip. Questa tecnologia realizzata da questa azienda biomedica, essendo infatti wireless e batteryless, quindi senza batterie, potrebbe essere impiegata negli esoscheletri del futuro. Che cos'è un esoscheletro? Un esoscheletro è appunto uno scheletro esterno che viene utilizzato per potenziare o compensare l'attività motoria. Viene utilizzato per esempio dalle forze armate, ci sono stati studi di esoscheletri utilizzabili dai soldati che consentono a questi soldati di aumentare la forza fisica. Ci sono stati studi di esoscheletri in ambito industriale per permettere agli operai di spostare carichi più pesanti
ma ci sono anche studi, molto più importanti direi, per persone affette da paralisi, quindi da condizioni come la paraplegia, tetraplegia, persone che hanno lesioni alla spina dorsale, che non sono in grado di muovere i propri arti, e la tecnologia dell'esoscheletro può venire loro in soccorso, come lo vediamo anche in questo video, nel video presentato un paziente di 28 anni dell'Università di Grenoble, hanno realizzato questo esoscheletro che rileva l'attività della sua corteccia motoria, lui pensa quindi al comando, il suo pensiero viene rilevato da questo dispositivo, viene tradotto in comandi per i servomotori che muovono quindi l'esoscheletro, che muovono le braccia e le gambe di tutto questo dispositivo. Ed ecco quindi che un progetto artistico, apparentemente solo un gioco fine a se stesso, un'opera d'arte per bizzarri tecnofuturisti, un'opera di questo genere può ispirare scienziati e designer a trovare nuove soluzioni a problemi molto importanti. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo vestito, sia dal punto di vista artistico, io lo trovo un po' bizzarro, ma sia anche dal punto di vista delle applicazioni, che invece sono molto rilevanti, come ho già detto. Se vi è piaciuto questo video e se vi interessano altri argomenti di questo tipo, io vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale. Io vi ringrazio per aver guardato, da Peolo è tutto e noi ci vediamo alla prossima.